Plus. Bratti ragazzi, noi siamo l'Event7i, io sono Ivan ed eccoci oggi ragazzi, ritornati su Cold War. Ragazzuoli, siamo tornati perché ovviamente hanno aggiunto una nuova arma. Mi sto già mangiando le parole. Hanno aggiunto ovviamente una nuova arma e quindi oggi cosa andremo a fare? Ovviamente andremo a sbloccarla, sperando che non vada a finire come il coltello. Come al solito io vi ricordo di lasciare un grandissimo like se volete altri video di questo genere, dove andiamo a sbloccare le armi o dove andremo a recuperare il martellozzo, visto che ragazzi sono andato a recuperarlo e mi manca solamente una partita. Se lo volete, mi raccomando, mega like sotto questo video. Poi ragazzi, mi raccomando, condividete il video con i vostri amici per supportare il canale in modo gratuito e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi let's go ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché oggi abbiamo da sbloccare un'arma veramente molto molto corposa. Infatti oggi ragazzi andremo a sbloccare il nuovo fucile a pompa ripulitore, che avevo già provato tra l'altro su Warzone. Per sbloccarlo dovremo quindi totalizzare delle mini sanguinarie, cioè 3 uccisioni senza morire in 15 partite diverse. Questa volta ovviamente non quitteremo dalle partite, ovviamente quindi dovremo completarle utilizzando il fucile a pompa. Quindi abbiamo il ripulitore, che sinceramente adesso non so come si chiama l'arma vera, insomma, però dovrebbe essere di statistiche molto più forte dello spas, quindi qualcosa di veramente assurdo. Quindi io ragazzi direi di non perderci in chiacchiere e ovviamente andiamo a sbloccare questa mega bestia. Purtroppo hanno tolto la modalità natalizia, ma noi ci accontentiamo comunque di Nuketown 24/7. Let's go! Ragazzi, sinceramente sono un po' indeciso sul pompa a colpo singolo o sullo spas, però presumo che è molto meglio sbloccarlo con lo spas. C'è gente già col pompa, no? Buono. Questa è doppia, no? Troppo lento? No, doppia, doppia. Già andato, facilissimo, ragazzi. Sono devastanti i pompa, eh. Soprattutto su Nuketown. Vabbè ragazzi, è vero che dovevo fare le doppie, ma le mini sanguinarie mi sono ricordato solo adesso. Ma no, abituato alle doppie, quelle fatte con il coltello, mi sono proprio dimenticato che non devo fare le doppie, devo fare le mini sanguinarie. Quella, troppo potente lo spas. Oh, infatti i colpi! Ragazzi, c'è differenza tra il pompa e il coltello da utilizzare. Vabbè, io direi che ragazzi si fa subito. Infatti sono veramente una cacata da fare ragazzi, troppo semplice. L'unica cosa che dovete aspettare ogni volta è che finisce la partita, quindi per il resto troppo easy. Adesso voglio provare il pompa a colpo singolo, voglio vedere magari è un po' più semplice utilizzare questo, che ragazzi il pompa non li uso da un casino. Fai l'hit marker sto pompa. Uccisione folle, aiuto. Ah, la prima volta che faccio un'incisione folle. Quella. Intanto shot, ogni tanto non shot, non capisco. Vabbè ragazzi, ma è troppo easy col pompa, cioè coltello e pompa tutt'altra cosa. Intanto fa stit marker che proprio non ci siamo. Quando fa hit marker non mi piace. Ah, troppa gente! Devastante raga, devastante veramente. Con questo pompa è molto più divertente. Cioè raga, è la sestupla questa, la sestupla. Mamma mia, ma che roba. C'ho tu pure gli hit marker, è devastante raga, suoni. Madonna. Cioè guarda quello come ha fatto, mamma mia. Una favola questo pompa ragazzi, è una favola.
Beh, penso proprio che utilizzerò molto di più il pompa singolo perché mi diverto molto di più, è devastante veramente, rispetto allo spas. Mamma fangul. Fra, stavo caricando il pompa, scusa. No! Mamma fangul. Piccante. Vabbè, vabbè. Tutte le clip fighe che ho fatto proprio questo deve uscire. Cioè, raga, io non ho parole. Usiamo un pochino lo spaz. Non distruggiamo le lobby, per favore. Cioè, io... Devasto. No, no, no! Come faccio a fare i devasti con sto pompo? Madonna, ci mette 3 anni a caricare tutti i colpi. Vabbè. Sta cosa con l'altro pompo non poteva mai succedere, mai. Scusa, Fra, ma ho appena finito di caricare. Il tempo che finisco di ricaricare finisce la partita. Poverino, becco sempre lo stesso lo spawn. Pietà. No! Mamma mia, prima volta che ho devastato con lo spas. Così tanto. Ed eccoci qua, ragazzi, con l'ultima mini sanguinaria. Le ultime 3 kill senza morire con il fucile a pompa. Non ce la facevo più, ragazzi. È davvero da tantissime ore che sto nerdando come un cane con il pompa. Quindi, let's go a fare l'ultima mini sanguinaria. Twyla! Ripulitore sbloccato. Sì, ce l'abbiamo. Sperando che non si buggi come l'ultima volta. Ti prego, non buggarti come l'ultima volta, ti scongiuro, però. Ce l'abbiamo al primo colpo, ragazzi, incredibile. Finalmente abbiamo sbloccato il ripulitore. Adesso direi proprio di provarlo. Sicuramente senza accessori farà veramente schifo. Per sbloccarlo, ragazzi, vi consiglio di più il primo pompa. Il secondo, ragazzi, tira veramente tantissimi hitmarker. Poi ci mette tantissimo a caricare. Avete visto le clip, insomma, vi consiglio il primo. Equipaggiamolo e let's go a livellarlo. Partita addirittura già iniziata, ma va bene. Eccolo qua, ragazzi, il nostro pompone automatico. Guardatelo qua. Bello, vero? Oh mio Dio. Ok. Cioè, è proprio automatico. Ok. Oh Madonna, la ricarica. Oh Madonna. Cioè, scusate.
Ragazzi, come secondaria è devastante, però c'è la ricarica che è veramente troppo lunga. Cioè, Dio santo. Come arma secondaria fa paura. Cioè, ragazzi, mettete caso che switchate, avete qualcuno dietro, switchate quest'arma, è esagerata. Ah, Per i colpi. Cioè, così è forte, però ragazzi, non è da accessoriare per forza. Perché ogni 2 secondi devo star qua un'ora a caricare, cioè guardate che roba. È esagerato proprio. Ok ragazzi, ora me lo vado a livellare velocemente su zombie. Uso un'oretta di doppi punti in modo tale che lo livello veramente velocemente. Così lo proviamo ovviamente accessoriato. Così almeno ragazzi qua lo livello molto più in fretta. Con i doppi punti faccio molto prima. Ok, su zombie sembra forte però. Però anche qua ragazzi sicuramente sarà da accessoriare perché penso che su zombie non accessoriato è qualcosa di esagerato. Perché guardate qua, il suo più grande problema è questo. La ricarica. Senza speed cola, senza arma comunque pacca panciata, la ricarica è questa, ragazzi. E ho il caricatore piccolo, fate conto, eh. Passano gli anni. Esagerato. Andiamo con la speed cola, come va? La situation. Andiamo. Già meglio. Almeno non ci mette 6 anni, cioè ricarica un po' più veloce. Adesso bisogna provare pacca panciato. Ok, proviamolo pacca panciato. Fuoco e fiamme. Eccolo qua, mega pacca panciato. Eccola là, pure il gigante. Vediamo quanti colpi ricarica alla volta. 5 colpi alla volta ricarica, o sbaglio? Che raga, 5 colpi alla volta ricarica su zombie. Utilissimo. Speed cola. Guarda qua il devasto. Speed cola, madonna. Poi metti questo, vado qua. 5 colpi alla volta. Caricatura aumentata deve essere devastante qua, sul zombie. Forse quest'arma può essere meglio dello spas, eh. Qui là, non chiudiamoci, per favore. Guardalo. Vabbè, anche i boss, dai, se li mangia a colazione. Quindi ora, ragazzuoli, me lo gioco un po', me lo livello un po' e ci becchiamo, ovviamente, nel multiplayer, così andiamo avanti. A round 24 stavo cazzeggiando con i miei bellissimi doppi punti. PS5 crasha all'improvviso. Ogni video che registro devono esserci sempre dei fucking problemi. Ma va, guarda, ma va. Vabbè, dai, fino al livello 19 me li ha salvati però i resti, madonna. Grande PS5. Let's go. Pulitore, come al solito, partita già iniziata, ma non da tanto. Cioè, sinceramente, ragazzi, è molto forte come secondaria, devo dire. Molto, molto forte come secondaria. Anche perché è un'arma, insomma, che switchate e avete come secondaria in caso di emergenza. In questo caso, ragazzi, è veramente molto, ma molto forte. Sé per sé è molto potente. L'unico problema è il caricatore. Cioè, per dirvi, adesso abbiamo il caricatore da 15 colpi, no? Il massimo del caricatore è 18 colpi. Ma non c'è un caricatore rapido che secondo me è veramente molto fondamentale su questo pompa. Perché guardate qua. Devo morire per forza. Se no ci metto 6 anni a caricare. Cioè, se la usate come arma principale è un po' complicatina da usare, eh. Un po' complicatina. Però come secondaria è un passo avanti. Però da lontano, ragazzi, avete visto, eh. Così guardate, è veramente devastante. Il problema è quando deve ricaricare. Mamma mia, cioè, non smetterò mai di dirlo. È per questo che è devastante solo come secondaria. Perché tac, switchate mentre avete l'arma scarica e pam, 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 devasto. Passerete la maggior parte della partita a ricaricare quest'arma. Buongiorno. Madonna, oh, faccio 2 kill e muoio. Basta, adesso sono fottuto perché devo caricarlo per mezz'ora. Ciao.
Cioè, questo proprio fisso qua dentro, incredibile. Tutti negli angolini sta partita. Devo essere sincero, quando ho quest'arma in mano preferisco morire che ricaricare. Ci metto meno tempo almeno. Dai, l'ho quasi livellato al massimo con una partita zombie. Ah, ciao. Niente, andata. Sì, l'abbiamo livellato anche un bel po' in questa partita. Guardate qua. Si livella abbastanza in fretta, Quindi ragazzuoli, eccoci giunti a fine video. Questo era il nuovo mega pompone abnorme distruttore di lobby. Abbiamo devastato le lobby oggi. Mi raccomando, lasciate un grandissimo like se volete altri video di questo genere. Mi raccomando, perché se vedete che facciamo tantissimi like vi porto anche il martello. Insomma, magari vi porto anche quest'arma gold. Quindi mi raccomando, spaccate di like il video, condividete il video con i vostri amici per supportare il canale in modo gratuito, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci becchiamo a un prossimo video di Cold War. Bella, ciao!